Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché dobbiamo parlare del nuovo banner. Nuovo banner dell'evento di Halloween che ha reso come protagonisti Sephiroth e Cloud, ovvero la strana coppia, che tecnicamente sono due dei personaggi che io ho buildati meglio probabilmente all'interno del gioco, solo che questo banner mi ha deluso. Questo banner mi ha deluso, se devo essere sincero. Pensavo di trovare qualcosa di meglio, se devo dirla tutta. Però mi ha deluso. Fondamentalmente mi ha deluso, perché Cloud è stato reso una sorta di tank magico e invece Sephiroth un attaccante fisico. Quindi capite bene che Sephiroth, ovviamente io al momento l'ho buildato come attaccante magico, Cloud buildato come attaccante fisico, però il fatto che Cloud mi debba aumentare la difesa magica, sinceramente un pochettino mi destabilizza, se devo dirla tutta. E Sephiroth, che ovviamente effettua attacchi fisici, non è che sia tutto sto granché. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio, andiamo a vedere proprio nella wishlist il dettaglio dell'arma di Cloud, dove appunto abbiamo la Bandaged Sword che sblocca l'attacco Sanctuary, dove appunto abbiamo la difesa magica che viene incrementata a potenza mid per tutti gli alleati, quindi in realtà questa è un'arma comodissima per l'evento, cioè ovvero per l'evento che dovremo affrontare, cioè per l'evento di Halloween che dovremo affrontare, è veramente comoda come arma. Massima potenza high, quindi già ci consente di avere comunque 3 stack o comunque 3 livelli di buff, e ovviamente il potere del e anche diciamo la cura, una magic heal viene castata nel frattempo, e la potenza ovviamente della cura si riferisce al 4% ovviamente della statistica di healing potencies del nostro Cloud. E infatti abbiamo come Refined Abilities Resistenza a Ghiaccio e HP, dove HP vanno bene, Resistenza a Ghiaccio molto situazionale, quindi non mi fa impazzire più di tanto. E poi, se devo essere sincero, Cloud con un'arma che incrementa la difesa magica un pochettino mi ha deluso. Vi posso dire che un pochettino mi ha deluso. Poi qui abbiamo Sanctuary più con ovviamente la stella rosa che dà direttamente la potenza high con il buff di difesa magica, e questo ovviamente è molto comodo soprattutto per avere subito un buff massimale, però rendiamoci conto che non è quel tipo di arma che andrei a cercare effettivamente su Cloud. Stessa cosa su Sephiroth. Cioè, Sephiroth ottiene la Dark Heavens che sblocca l'attacco Gale Strike, molto simile all'attacco del Condor Gigante, però qui abbiamo un attacco single target, tra l'altro fisico, quindi capite bene che Sephiroth, essendo prevalentemente un DPS magico, andarmi a cercare un'arma fisica e andarmi a fare una build fisica sinceramente risulta essere un po' più stressante rispetto al personaggio che ho già buildato e che posso comunque sfruttare al massimo della sua potenza, anche perché l'arma principale di Sephiroth che ho già è messa molto 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 bene. Arma che come Refined Abilities aumenta l'attacco fisico è la potenza vento, che in realtà non è malvagia come accoppiata di Refined Abilities, è abbastanza valida e molto probabilmente potrebbe essere validissima per Zac, visto che Zac, vi ricordo, avere la Falchion che fa danni vento AOE, e potrebbe essere un'ottima soluzione qui avere Zac. Infatti non so se voglio pullare più per ottenere magari un overboost della Falchion di Zac, oppure se voglio effettivamente trovare una di queste armi, perché detto in tutta sincerità non è un banner che mi piace. Anche i costumi che adesso andremo a vedere sono abbastanza deludenti, perché i costumi che andremo a vedere dei nostri personaggi, come per esempio Cloud, aumenta HP e healing, dove l'healing ovviamente viene aumentato per lo scudo magico, e il boost HP che comunque sì, fa comodo, però sinceramente mi sarei aspettato qualcosina di più.
E stessa cosa, sinceramente, anche la skin di Sephiroth, Boost HP e Wind Mastery. Wind Mastery ci sta, perché mi fa fare più danni di tipo vento, quindi è comodo. E poi il Boost degli HP. Boost degli HP, che non è male, però non lo so, è un po' deludente. Un po' deludente questo banner, se devo essere sincero, mi sarei aspettato qualcosa di diverso. Però va bene, dobbiamo accettare, praticamente dobbiamo accettare. Che cosa possiamo fare allora con la wishlist se effettivamente dovessimo pullare in questo banner? Sicuramente un'arma che potrebbe farci comodo in questa occasione, se non l'avete già, è la Falchion di Zac. Una delle armi migliori presenti per il kit di Zac e che ci consente anche di sbloccare l'attacco Gale Blast, che appunto permette di avere un 280% di danni fisici, però AOE, quindi poter colpire tutti gli avversari. E dato che il nostro amichetto, ovvero il nostro boss, effettua evocazioni di minion, potrebbe essere un'idea interessante. Con un overboost ovviamente migliorerei un po' la situazione, perché arriverei appunto a un 4... Ah no, questo è il... No, volevo vedere... No, niente, scherzavo. Praticamente potrei comunque migliorare un po' la situazione con ovviamente un overboost. Tra l'altro non me lo fa vedere, ma è strano che non ci siano... Vabbè, è perché sicuramente aumenteranno di un po', quindi giustamente non me le fanno vedere, però avere comunque l'overboost della Falchion secondo me qui potrebbe essere molto molto interessante. Così come potrebbe essere molto interessante cercare anche la nuova arma di Eris. Qui è possibile recuperare la Prism Rod. Prism Rod perché anche quest'arma effettua danni di tipo vento. Quindi abbiamo comunque la possibilità non solo di avere una buona arma che incrementa HP e potenza, ma è potenza di vento, quindi Wind Potencies, ma allo stesso tempo ha comunque dei sigilli molto interessanti, perché abbiamo l'attacco magico, addirittura Healing, che prende il 20% di healing molto comodo nel secondo slot, e poi addirittura il sigillo circolare che... paradossalmente ci aiuterebbe in maniera definitiva contro il boss, perché avremo attacchi vento, sigillo circolare, quindi Eris diventerebbe praticamente una sorta di eroina in questo evento. Quindi sicuramente la nuova arma di Eris potrebbe fare al caso nostro. E altra arma che invece potremo andare a cercare, in realtà non mi sento effettivamente di consigliarvene altre. Nella wishlist vi consiglio di mettere sempre delle armi che vi mancano e che comunque allo stesso tempo possono migliorare i vostri PG. Possono migliorare i vostri PG più come sub weapon che come armi principali, perché vi ricordo che le sub weapon possono essere equipaggiati da tutti, quindi come sub weapon qualsiasi arma va bene, però come arma principale giustamente dovete avere le armi di quel personaggio. Quindi mettete sempre e comunque tramite la wishlist armi di cui sapete di poter aver bisogno, altrimenti è tutto inutile. Per quanto riguarda ovviamente un'altra arma, io sicuramente metterei la Wing Edge di Sephiroth, perché comunque è la sua arma principale e preferirei comunque maxarla. Anche se, avendo in featured la sua arma, purtroppo la mia passa in secondo piano. Prenderanno tutte uno 0,8%, però a maggior ragione la mia arma andrà comunque in secondo piano, perché l'arma in featured di Sephiroth è già praticamente selezionata all'interno del banner. Altra arma interessante che si potrebbe prendere, anche Lucia possiede un'arma con tipologia di attacco vento, che non mi ricordo però qual era. Eccola qua, la Pulse Gun, che tra l'altro io già possiedo, dove anche lei praticamente possiede l'attacco aeroga, dove appunto abbiamo la magia di un attacco magico di tipologia vento che attacca tutti. Quindi se vi interessa avere Lucia praticamente all'interno diciamo delle vostre carte disponibili, anche lei effettivamente vi potrà aiutare. E poi per quanto riguarda la difesa magica, se vi interessa avere comunque un'alternativa, o se avete già un'alternativa, c'è Matt.
Se non ricordo male, Matt dovrebbe avere l'arma. Ora però andiamola a cercare perché non me la ricordo. Dove dovrebbe avere, se non sbaglio, eccola qua. Magic Defense Increased, la Core Defender, dove praticamente aumenta la potenza mid per tutti gli alleati. Quindi Matt potrebbe essere anzi un ottimo elemento per quanto riguarda l'healing al posto di Eris, magari, che può essere utilizzata qui come ibrido, fondamentalmente addirittura come DPS magica, mentre invece Matt con la combinazione Prime Number e Core Defender potrebbe effettivamente essere un'ottima alternativa per le cure e per il supporto che si può offrire ovviamente a tutto il party, quindi direi molto molto valido. Queste in teoria sarebbero le mie armi consigliate per quanto riguarda la wishlist, giusto per avere comunque delle alternative qualora non si dovessero trovare le armi principali, cosa che io ovviamente non spero. Spero che voi possiate trovare le armi principali, però come wishlist penso che questa possa essere una delle più equilibrate. Se volete ancora di più armi utili a differenza di armi potenti, togliete ovviamente l'arma del vostro DPS o di qualsiasi vostro altro personaggio. Io in questo caso dovrei togliere per l'appunto l'arma di Sephiroth e poter inserire anche l'arma di Glenn, che se non mi ricordo male, qual era questa, che doveva dare attacco fisico e attacco magico per tutti quanti, ovvero l'Hardcore Squad. Però in potenza low, quindi tecnicamente questa bisognerebbe castarla due volte. E dato che costa 5 barre ATB, secondo me non ne vale tanto la pena. Però potrebbe essere comoda perché aumenta sia l'attacco fisico che l'attacco magico. Quindi bisogna un attimino rifletterci. Altre armi invece, in realtà ci sarebbe anche Tifa, che fa danno vento con i motor drive, dove appunto abbiamo un 420% di danno fisico di tipologia vento al nemico singolo, con boost di attacco fisico e vento. Io queste ce le ho molto forti per Tifa, se non sbaglio a due overboost addirittura, quindi potrei effettivamente pensare di utilizzare Tifa. Anche con Lucia possiedo la Pulse Gun e non so se la possiedo già qualche overboost, quindi diciamo che fondamentalmente le alternative ci sarebbero, però avere un Cloud e un Sephiroth in banner con delle armi che non ti fanno impazzire è un po' brucia. Devo ammettere che è un po' brucia. Però le alternative ci sono. Se ce le avete, ovviamente sfruttatele. Se non le avete, io mi metto questa come wishlist. Se non l'avete, ovviamente come alternative pullate, perché qui mi sa che bisognerà comunque pullare. Io probabilmente pullerò almeno fino alla prima arma, che dovrò decidere se effettivamente prendere quella di Sephiroth o quella di Cloud. Probabilmente prenderò quella di Cloud per una questione di, anzi, in realtà non c'è bisogno, perché io comunque se non ricordo male, la Core Defender ce l'ho, quindi in realtà potrei comunque livellare le armi di Matt e successivamente utilizzare Matt come full support con difesa magica e cure quando necessario, e invece con gli altri fare danni. Semplicemente con gli altri fare danni. Quindi in realtà l'alternativa ce l'ho. E sono anche contento di poterlo dire perché Matt è un personaggio che secondo me è forse uno dei migliori presenti all'interno del gioco, perché letteralmente fa tutto. Quindi mi fa molto piacere poter magari tentare di buildarlo e quindi tentare di potermelo portare negli eventi proprio per dare il supporto necessario al team. Quindi sono molto 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 contento di questa cosa. Però il banner devo ammettere che è un po' una delusione. Spero che comunque questo video possa esservi stato utile. Il mio consiglio ovviamente è quello di non pullare fondamentalmente, cioè non mi piace proprio sto banner. Però è comunque un'occasione per trovare delle altre armi, è un'occasione per potersi potenziare e poi ovviamente, se
se non avete le alternative che vi ho mostrato, è giusto che comunque voi abbiate un riferimento per quanto riguarda una tipologia elementale di danno e anche una difesa magica che in realtà potrebbe essere molto più utile di quello che si possa pensare. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile, fatemi sapere se pullerete, cosa pullerete e perché pullerete, perché a me interessano ovviamente le vostre opinioni, magari anche per farmi cambiare idea su questo banner, ma per il momento rimango abbastanza convinto, però mai dire mai. Quindi grazie ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!